Questo è il progetto dedicato a Init, un bellissimo progetto di un bando che abbiamo vinto mettendo insieme le forze di tutti i comuni della zona fiorentina sud-est attraverso appunto la conferenza educativa e siamo riusciti a portare a casa queste risorse per poter realizzare questo progetto bellissimo. Questo è uno delle attività del progetto della svolta, si divide in due parti, abbiamo la svolta e Sanpei e abbiamo avuto l'opportunità di realizzare tantissime cose dedicate appunto a tutti quei ragazzi che non studiano, che non lavorano, ma che hanno tante cose da dare, da dire, che hanno voglia insomma di farsi sentire. Questo è un modo di comunicare con loro in un luogo che è un luogo principe per la cultura, non soltanto dei bambini o comunque delle persone adulte, ma deve esserlo soprattutto per i ragazzi, la biblioteca, un punto di incontro. E siamo convinti che grazie a questa bellissima opera di uno street arter importante come Ninja si possa dare un luogo ancora più accogliente ai nostri ragazzi, che sia un luogo di studio, ma anche di divertimento, di condivisione, per svolgere tutte quelle che sono le attività, per trovare quindi anche quelle risorse necessarie per mettersi in quello che può essere il mondo del lavoro, dello studio e per cercare di realizzare i loro progetti. Il senso è quello di fare qualcosa tutti insieme e valorizzare ovviamente uno spazio, una superficie, di sicuro. Poi, come dire, il senso del dipinto in sé, quello nasce da un percorso che abbiamo fatto con i ragazzi, al quale è stato chiesto di rappresentare geometricamente, con soltanto in maniera proprio schematica, con delle geometrie e del colore, il proprio futuro. E quindi ognuno ha dato la sua interpretazione e poi da lì sono arrivato a fare una composizione. Quindi all'interno c'è un pochino tutti i pensieri dei ragazzi, capito? Che sono un po' rappresentati in maniera tutta schematica, minimale.